bentornati da Davide il Critico. Oggi rispondiamo alla domanda che in tanti mi avete fatto, ovvero: Davide, quante magliette del Bologna hai? Una valanga. Ragazzi, una valanga. Io in corsa. Perché mi piacciono tanto. Mi piacciono molto e tutti gli anni mi sembra sempre la maglia più bella del mondo. Quindi, cosa fai? In un diriffo di Raffa la prendi? O la prendi all'inizio? O la prendi perché hai la scusa del giocatore forte? O la prendi perché a Natale i parenti tanto sanno che ti piace quello? Quindi, quando le idee scarseggiano, le maglie del Bologna aumentano, o comunque i gadget, le pantofole, e l'accappatoio, e i righelli, i quaderni. Una volta, quando andavo a scuola, c'erano anche i diari, tutto quell'ambaradan. Hai in corsa. Tutto. Non ci prendiamo in giro, penso che sia una cosa. Chi è che non ha avuto le ciabatte del Bologna, ragazzi? Le abbiamo avute tutti le ciabattine del Bologna come regalo. Cioè, era proprio una cosa low cost. O il portachiavi. Il portachiavi che ti regala la zia. Non ce l'hai te a Natale il portachiavi che ti regala la zia. Tutti ci abbiamo la zia che ti regala il portachiavi del Bologna. Dai, portachiavi con 9 con divaio. Chi è che non l'ha avuto? Almeno in mano un secondo. L'abbiamo avuto tutti. Comunque, siamo qua per le magliette del Bologna. Adesso le tireremo fuori una a una. Cioè, li tiriamo su dal divano dove faccio le dirette. Una a una e vediamo quante sono. Allora, la prima, partirei subito con la maglietta rosso-blu. Non parleremo di annate perché non mi ricordo un accidente, non mi ricordo di che anno sono, anzi vi do uno stimolo a voi per vedere di che anno erano. Questa qua, che a me piace veramente tanto. Bella, rosso-blu. Quindi una e la appoggiamo qua. Continuiamo sul nostro giro delle rosso-blu. Tac, questa primo impatto mi viene in mente il buon Verdi, e molto bella, sponsor FAC, sì, questa non mi dispiace come maglietta, quindi seconda maglietta, sempre rosso-blu. Terza maglietta? Sì, terza maglietta, questa qua tanto con Musone Barro, beh questa l'abbiamo usata in tanti video anche. La maglietta da trasferta. Sarò sincero, all'inizio non mi piaceva per niente. Quando la guardavo in diretta, vedevo il Bologna giocare, dicevo, ragazzi, la maglietta bianca sembra la maglietta delle salute con le spalline sudate. Invece no. Vi dirò che il numero e tutto l'ambaradan è molto, molto bello. Poi anche la scritta messa sopra. Bella, questa è bella. Siamo a tre. Facciamo un po' un salto nel passato con una delle magliette che è a calcetto o nei campetti, tipo quelli dove gioca gli scarsi, ecco, c'ero io. Ho usato più volte. Questa, ragazzi, questa qua è semplice, molto semplice, però anche molto particolare. Questa qua, ragazzi, poi dietro, purtroppo con gli anni, con l'usarla, con lavarla, si è rovinato, però... Cioè, Marcone, dai, questa è spettacolo, eh. Io questa me la ricordo che l'avevamo messa, adesso potrei sbagliarmi, l'avevamo messa in un Cagliari Bologna, che ne abbiamo preso un fracco, una sporta, ma che Marchino fece gol. Forse fece il gol dell'1-0 e poi ne prendemmo una valanga. Sì, beh, ne prendiamo spesso una valanga. Altra maglia, sempre sulla falsa riga dello scuro. Eccola qua, anche questa. Vi dirò, vista senza sponsor è molto brutta, siamo onesti, è molto brutta. Con lo sponsor, quindi che riempie un po' questo grigio scurone, molto nero chiaro, definitelo voi, non è che sono daltonico, è che non è molto decifrabile. E comunque non è una brutta maglietta, con lo sponsor molto meglio che senza, perché senza, ragazzi, una padellata vuota, insomma, lascia un po' a desiderare. Quindi siamo a 5. Sì, 3, 4, 5. Facciamo un altro salto nel passato. Bellissima questa, eh? Questa è come quella dello stesso anno di prima, solo che c'è il Gasta. C'è il Gasta, uno dei centrali che ha tenuto più sulla baracca in quegli anni lì, con sempre messo l'anima. Questa qua, tra l'altro, è il risultato di un qualcosa di benefico che fece mio padre. E poi dopo me la regalò. Quindi siamo a 6. State qua perché l'ultima che vi faccio vedere ha una storia importante. Siamo a 6.
Ecco, era questa, quella che volevo farvi vedere per ultima, quindi la metterò da parte. 7, questa conta? Questa conta perché questa è tanta storia e tanta roba. Questa è la maglia del centenario, ed è, sarà sempre un ricordo, un qualcosa che magari si potrà anche mettere in un quadretto lungo andare. Molto molto bella, e anche a vederla, insomma, batte sempre un po' il cuoricino rosso-blu. 3, 6, 7, siamo a 7. Ormai ho finito quella parte lì. So, c'è questa bella, eh. Questa è bella. Questa qua, chi si ricorda l'anno, eravamo giù, e dietro Marcel Bucher. Tra l'altro, la feci per dopo il gol che fece col Pescara, non so se vi ricordate, si mise a esultare con la chitarra e cioè, cosa fai, non prendi la maglietta, la devi prendere per forza. Quindi Marcelone ce l'abbiamo, e allora come design così, perché con queste righine qua non mi piacciono. Era bella quella di una volta con la riga, però cioè, quella di una volta con la riga così, anzi così, 100 volte meglio di sta roba. Però comunque non è stata una brutta maglia. Qua, cosa che c'era scritto? Qua niente, perché non eravamo ancora canadesi del tutto, quindi non... Siamo quindi a 3, 6, 8. 8. E ho finito la sedia dove sto attaccando le magliette. Dove sto attaccando? Quello è brutto da sentire. E una è caduta. E ci spostiamo sempre sul rosso e blu, la nostra nona maglietta con lo stemma ricamato a lato. Questa qua, se non sbaglio, era l'anno in cui c'era anche il Novara in Serie A. Potrei sbagliarmi. Io, ragazzi, sto facendo questo video come molti dei video che faccio, molto così, non ho studiato. Per fare un video non ho studiato, ecco. Per fare tante altre cose non ho studiato. Però questa qua, se non ricordo male, me la misi a Novara, quando vincemmo a Novara con il gol di Gaston, fece una gran pera sotto il settore ospiti, e se non sbaglio la portammo a casa 2-0, tra l'altro lo stadio del Novara sembrava fatto di Lego, cioè l'avevano montato in questa vallata di niente, c'era lo stadio lì, l'hanno montata la mattina, e mi ricordo questo bel ricordo di quella maglietta. Continuando, questa maglietta qua l'abbiamo vista in qualche video, in quello in campagna, ed è quella verde, quella che ha un significato, il 50° anniversario, e lo scudetto, quindi un qualcosa di unico, qualcosa da collezione, ecco, diciamo così. Molto, molto bello. Allora, se mi chiedete, vi piace la maglietta verde nella nostra squadra, vi dico di no, chiaro che no, cioè, no, la mia squadra è rosso-blu, in trasferta bianca, poi giochiamoci sulla terza, però il verde nelle mie magliette non mi fa impazzire, però con il significato che ha, sì. Quindi quanto siamo? 3, 6, 9, 10, siamo a 10, arriviamo a 11 con Arna Letale, voilà. Io, come avete visto dall'Instagram, ho creato una nuova forma di pensiero, che è l'anarchia. Io sono un anarchico. Siamo a 11. 12 con la maglietta di quest'anno. Bellissima, ragazzi. Questa è veramente tanta roba. Questa è bellissima. Poi questa mi ricorda quando ero cino, che andavo allo stadio per le prime volte. Mi piace veramente tanto. Adesso... io ci ho scritto questo per il canale, quindi, però al di là del nome dietro, anche se la lasciamo vuota dietro, secondo me è una gran bella maglietta. Mi piace veramente tanto, e all'inizio molto, visto che eravate scettici, poi avete visto un modello di un certo tipo, avete detto, cavolo, guarda lui come sta bene, quindi magari l'avete presa. Sicuramente è andata così, soprattutto voglio credere che sia andata così. 12. E infine l'ultima. Allora, l'ultima è una maglietta con una storia importante. Ero molto, molto, molto cinno.
era una delle mie prime trasferte che non facevo col babbo e che andavo in pullman con i tifosi. E, Fiorentina-Bologna, andiamo là in pullman. Io abbastanza, cioè, era la prima volta, no, che si andava in trasferta da soli, che sarà capitato anche a voi, cioè, un po' agitato si è, sì, contento perché sei con gli amici, però un po' di brio, cioè, poi le trasferte di una volta non sono più quelle magari di adesso con i tour operator. Mi ricordo che ero giovane, arrivai nel settore ospiti, c'erano i militari col mitra, cioè, quindi non era proprio tutto bello e simpatico. Perdiamo, perché tanto perdiamo, sempre, i ragazzi non lo sto a dire, ma molto spesso abbiamo perso. Io non sono nato negli anni, alla fine degli anni d'oro del Bologna, e ho vissuto tutto il periodo di tristezza, e adesso mi sembra di essere in Champions League, anche solamente stando in Serie A. Comunque, stavamo andando a vedere Fiorentina-Bologna, abbiamo perso 2-0, se non sbaglio, fece gol Gilardino. Adesso era la prima di campionato, sono la prima o la seconda, e alla fine riuscì a prendere, a fine partita, un lancio di maglietta, riuscì a prendere la maglia di Danielone Portanova. Sì, lo so, c'è gente che c'ha quella di Lukaku, però per me questa maglietta è l'amore per il Bologna, ragazzi. Cioè, io non l'ho lavata. Non l'ho lavata nei primi periodi, non l'ho lavata nelle prime due settimane. Tra l'altro c'era un caldo boia, quindi il buon Daniele aveva sudato l'universo. Io qua ci avevo tre quintali di suo sudore. Tant'è che la maglietta a portarla a casa mi pesava nello zaino e mi bagnava tutto lo zaino. E infatti, adesso non lo faccio vedere bene, però vi posso garantire che c'è ancora dei segni di sporcizia. E perché ho detto a mia madre, chiaramente, di lavarla al meno possibile. Cioè, dovevamo togliere la puzza che si sentiva fin da Marte, però mantenere comunque quei tratti distintivi che dimostrano, insomma, che era utilizzata. Quindi, chiaramente, divisa da gioco, con Serie A, tutto quello che era il nostro sponsor. E quindi questa, diciamo, che è la maglietta a cui sono più affezionato, perché chiaramente, come vi ho detto, c'è una storia e sono quelle cose che adesso succedono comunque, però vedo che ci sono i cartelloni adesso per prendere le magliette. Ecco, una volta non era proprio così, era un po' più caotica la situazione. Comunque, siamo arrivati a 13, sono 13 le magliette del Bologna e aumenteranno sicuramente. Se non sapete che regalo fare a parenti, amici, fidanzati, la maglietta del Bologna va sempre bene. Siamo quasi sotto Natale, quindi va ancora meglio. Le magliette di quest'anno sono bellissime, perché ragazzi, quella gialla è meravigliosa, quella rossoblu è tanta roba, e soprattutto lo possiamo dire, perché finalmente lo possiamo dire, quest'anno ci puoi mettere anche dei nomi dietro che ti danno della passione. Ci puoi mettere Teate, ci puoi mettere Barro, ci puoi mettere Arnautovic, ci puoi mettere Baie, ci puoi mettere tutti questi, capite? Tutti li puoi mettere. Svanberg, Dominguez, Medel, cioè, se vuoi puoi anche cercare quella vecchia in sconto di Dancewheel. Puoi fare quello che vuoi. La maglietta del Bologna è sempre bella. Ora che abbiamo visto le maglie, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram a vedere la pagina Davide il Critico, perché ci divertiamo un sacco. Dai, dai, dai.